Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che troveremo nel calendario dell'avvento, o meglio nei calendari dell'avvento. Ne ho preso 4. Inizio da quello di Catrice, di quello di Pescherò Random, perché era un do it yourself, e poi vedremo gli altri. Se volete sapere cosa sto trovando, vi lascio nelle schede sia il link di tutti i video che sto facendo, ma anche una playlist. E niente, iniziamo. Allora, quello che ho trovato nel calendario dell'avvento di Catrice è questo qui, che è un prodotto che in realtà sapevo che c'era all'interno, perché comunque io so in generale cosa c'era nei calendari. Però comunque non mi ricordo il prodotto per prodotto. Questo appunto l'ho trovato anche l'anno scorso, ma è uno di quei prodotti che può essere sempre utile. Si chiama Light Spectrum Strobing Brick, 8,8 grammi di prodotto all'interno, la colorazione 030 Candy Cotton, è made in Taiwan e ha 24 mesi di PAO. La colorazione è questa, sembra quasi un illuminante cipria, di quelli che si mischiano un po' per tutto il viso, è molto particolare. Però non è neanche di quelli che colori tantissimo, ne ho trovato altri che coloravano di più. Quindi volendo sì, si può utilizzare come cipria, però se avete una pelle molto molto chiara e magari la parte sul rosso, la parte sul celeste, perché come vedete sono colorazioni abbastanza particolari, se vi danno fastidio ve lo consiglio magari quasi come se fosse un illuminante, però come vedete sì, un po' illumina, ma non è niente di chissà che cosa, può essere utilizzata come una cipria. La quinta casellina del calendario dell'avvento di Essence è questa qui, quindi è piccolina, se non sbaglio la seconda era così piccolina. Poi dice Today is great for glitter, quindi secondo me è un qualcosa sempre con glitter. E sono i più prodotti che non acquisterei mai, che ho a casa proprio perché li ho trovati nel calendario dell'avvento. Sono dei sticker per unghie. Ci sono 25 disegnini, comunque hanno poco a che fare col Natale, quindi possono essere utilizzati sempre, anche d'estate. Qualche volta li ho utilizzati d'estate, ma non sono di quelle cose che io utilizzo molto molto spesso. Infatti, come vi ho detto, non ne avrei mai acquistati, ma ce li ho soprattutto quando li trovo in qualche pacchetto di Essence, se magari fanno qualche pacchetto sorpresa nel sito di Cosmetic for Less, oppure li trovo nel calendario dell'avvento, ce li ho per quello. Nel calendario dell'avvento di Rituals, la casellina numero 5 è questa qui. Non so mai come mostrarvela perché è gigantesco questo calendario. Comunque mi sta piacendo tantissimo come calendario. Penso che sia il più bello, sia esteticamente come vi ho detto ieri, ma soprattutto anche per quello che trovo all'interno, è il più quasi quasi di lusso. La frase di oggi dice Holiday Hospitality ed è praticamente una saponetta. E questa qui è praticamente il fiore di loto. È tè bianco, ha 25 grammi di prodotto all'interno, made in Europa, ha 12 mesi di PAO. Vediamo la profumazione, abbastanza intensa. Sicuramente, siccome non sono una persona che utilizza le saponette, la metterò all'interno dei cassetti. Ed è questa fatta così. È una classica saponetta, però ha buonissima profumazione. Al limite, se è troppo grande ed è troppo persistente come odore, potrei anche tagliarla e metterla in più cassetti. Adesso vediamo, perché magari potrei anche. Ho visto un video do it yourself dove potevate tagliare la spugna e metterla all'interno una saponetta. Adesso vedrò come mi trovo, se effettivamente utilizzerò nei cassetti o no. Invece, la scatoletta del calendario di Amazon è questa qui, è praticamente identica a quella del 1° dicembre. L'unica cosa è che nell'altra era tutta rossa con tutti questi disegni dei fiocchi di neve in bianco. Quindi un po' il contrasto. Comunque la casellina numero 5, come vi ho detto, sono carinissime queste scatolette. In questo caso ho trovato un mascara, è un mascara della Max Factor, non la conosco come mascara, non come brand. È False Lash Epic, a 6 mesi di PAO, 13,1 ml di prodotto, è la colorazione è black, quindi un mascara classico nero, è molto molto particolare, di silicone, è di quei mascara che hanno la pallina alla fine. Non li utilizzo tantissimo questi mascara, però voglio provarlo. Sembra di quelli che allungano le ciglia. A me più che allungare serve qualcosa che le districhi e che le volumizzi, però vediamo come mi troverò. E niente, questo è tutto quello che ho trovato durante la quinta giornata dei calendari dell'avvento. Fatemi sapere se appunto voi state prendendo un calendario dell'avvento, se ne avete preso in comune con me, quali avete preso voi. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!